buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Buonasera amici che ci seguite da casa, bentrovati ad Alimenti Ferma Tempo, con me come sempre non può mancare Giampaolo Tocco. Buonasera Giampaolo. Buona serata a tutti. Dunque torniamo a parlare dei nostri due alimenti ferma tempo che sono la curcumina e il cranberry, ma vorrei dedicare un po' di tempo alla curcumina, che è stato dimostrato è un potente antinfiammatorio e antigenerativo, una sostanza davvero molto importante per la nostra salute, Giampaolo. Essenziale, è considerata l'oro nutraceutico, l'oro, la più importante sostanza, però ha mille problemi di tipo commerciale. Cominciamo a dire il primo, così ce lo togliamo dal cervello: il 90% della curcumina è fasulla. Cosa significa? È che è un prodotto, siccome la richiesta è altissima sul mercato, altissima di curcumina, ultimamente proprio... sarà un caso, guardi, 25-30 anni fa si parlava di aloe, si ricorda? Andava di moda, abbiamo cominciato a parlare in televisione di aloe, quasi a livello di salotto, e lei vedeva nelle farmacie, nelle vetrine, aloe, aloe, arborescens, aloe vera, tutti i prodotti a base di aloe, moda, fa qualcosa, ha la sua, però insomma... Vabbè. È stato poi ridimensionato. E ripeto, il mercato ha una regola. La gente chiede e l'azienda dà. Nella nostra vita aziendale è il contrario. La gente chiede e se serve lo produco e te lo do. Se non serve ti dico non lo so, vado a prendere da un altro. Perché secondo me non serve. Allora io ho speso il mio tempo e i miei soldi investendo in informazione. Io ti informo che c'è questa sostanza, ti informo che serve a questo, questo e questo e tento di abituarti all'utilizzo di questa sostanza, andando contro le regole del mercato. Sa, la gente vuole quel tipo di scarpa, dagli quel tipo di scarpa. Ma no, se ti rovina il piede, io tento di farti capire che quella scarpa non va bene, ma la moda vuole così e tu rimarrai fuori dal mercato. Va bene, avrò la mia nicchia di persone che sanno io come ragiono. Nel caso della curcumina è andata così. Noi abbiamo cominciato a parlare di curcumina quando curcumina sembrava, non si sapeva che cosa fosse, chiaro? In piccoli ambiti si conosceva molto bene, ma il pubblico non la conosceva. Abbiamo cominciato a picchiare sulla curcumina, a parlarne, a discutere, a informare. È diventata quasi una moda. Quindi il mercato la richiede in maniera strepitosa. Le multinazionali non possono certo andare a prendere il tubero, pelarlo, tirar fuori i curcuminoidi, perché davanti a milioni di confezioni da produrre, hanno come l'aspirina, hanno deciso di fare una curcumina sintetica che Food and Drugs Administration, che è l'organo di controllo mondiale, è americano, ma è un organo di controllo mondiale cui fa riferimento tutto il mondo, sul controllo farmaci e alimenti ha detto è dannosa, può essere pericolosa, intanto non funziona, ma può essere pericolosa. Quindi il primo problema del consumatore è trovare curcumina fasulla. Poi trovo un 10% di curcumina vegetale, buona, che però è a bassissima disponibilità. Poi c'è la curcumina HBA, la nostra curcumina è ad altissima biodisponibilità, significa che entra nel torrente ematico e fa quello che deve fare. Cosa? È un potentissimo antinfiammatorio, antidegenerativo. Antiossidante, antinfiammatorio, antidegenerativo. Ma mentre per alcune sostanze è la moda, ne sento parlare, si ricorda le bacche, il goji, la kai, tutto fa bene. Anche il sedano fa bene, anche una carotina mangiata cruda fa benissimo.
Ma un conto è una carotina mangiata cruda e un conto è un tocoferolo o una vitamina E concentrata, per capirci. È disponibile tutto l'anno. Poi, se la carotina la tiro su da un terreno inquinato, non mi fa certo bene. Quindi, al di là di queste attenzioni, e la gente lo ha capito, noi abbiamo mirato alla qualità estrema della materia prima. Deve fare bene se è fatta bene, fa bene se deriva, se ha un'origine purissima, se no fa peggio. La gente ha capito che noi miriamo alla qualità, ha usato i prodotti, ha usato queste sostanze, si è trovata bene. Beh, ma la parola di Giampaolo non può essere sufficiente. Quando dico che la curcumina combatte l'ossidazione, quindi spegne sul nascere i processi infiammatori. Guardi, quando parlo di processi infiammatori parlo tutti, dalla testa alle articolazioni, ai muscoli, ai tendini, al sistema nervoso, al fegato, al pancreas, gli stati infiammatori. Ed è un'azione molto importante questa che fa, perché lo diciamo sempre, l'infiammazione poi è all'origine di gran parte, se non tutte, le patologie. Questo è quello che negli ultimi 10 anni la scienza ci dice. L'origine delle malattie, cioè l'organismo si ammala. Noi siamo nati per stare bene. Noi siamo stati fatti per stare bene in salute fino al giorno della nostra dipartita, che è naturale. E poi un giorno faremo un po' di filosofia, che mi appassiona, perché io faccio queste sostanze partendo da un presupposto. Il cervello, il nostro cervello, il nostro pensiero è la cosa più importante che abbiamo. Più importante. Non facciamoci illusioni. Noi dimentichiamo, noi buttiamo sotto il cuscino le realtà. Dimentichiamo che l'uomo è fatto per nascere, vivere e morire. Noi finiamo come gli uccellini, come il filo d'erba, perché siamo fatti di carne, siamo fatti di materia. Non dobbiamo affezionarci alla materia, ma dobbiamo rispettarla. Quello che conta è il nostro pensiero. Il nostro pensiero determina l'80% della nostra salute, nel bene e nel male. Ma siamo fatti anche di carne, di organi, di sangue, di muscoli, di ossa. Vanno trattate bene con sostanze importanti. Intanto non assumere roba che fanno male, ma siccome lo facciamo. Intanto non arrabbiarci, ma tanto ci arrabbiamo. Intanto non vivere stressati, ma tanto ci stressiamo. Tanto vale dire alla natura, ascolta, siccome io derogo, siccome io esco un po' di strada a volte, mi dai qualcosa per rimediare alle stupidaggini che faccio. E la natura ce lo dà. Si chiama curcumina e cranberry selvatico, che sono i due elementi, l'oro nutraceutico, cioè il nutrimento che diventa farmaco, ma senza le controindicazioni del farmaco. Talmente importante, talmente efficace, che la scienza ha detto facciamo qualche studio. Ne facciamo qualcuno, se vediamo che è valido andiamo avanti a fare studi, se vediamo che è una fesseria o che è banale, la chiudiamo lì. Sulla SAI sono stati fatti, la CAI famoso, no? Sono stati fatti 700 studi, sul Graviola sono stati fatti 170 studi, poi hanno capito cos'era, limitato, vabbè, non fa male, ma chiudiamola lì, non investiamo più. Invece sulla curcumina, che è stata considerata così meritevole di attenzione, gli studi sono davvero tanti. Guardi, se mi mandano, se la regia è così brava da mandarmi la slide delle... Oh, guardi. Allora, intanto periodo di osservazione fino al 19/3/2019, ma io vorrei aggiungere una cosa, posso? Fino al 1990 sono stati fatti 100 studi. Fino al 1990 sono stati fatti 100 studi, 100 studi importantissimi che hanno portato la scienza a dire no, aspetta, qui bisogna andare a fare qualche studio in più. Se dopo, adesso dobbiamo sospendere? Adesso ci fermiamo un attimo, però poi quando rientriamo in studio torneremo appunto a parlare ancora di questi importanti studi e come mai nel corso degli anni poi si sono moltiplicati, sono diventati davvero tantissimi. Quando vedi l'efficacia vuoi capire perché funziona e soprattutto vuoi capire caso per caso perché funziona e ci sono studi che poi vediamo che sono fenomenali. A tra pochissimo allora.
Benissimo, siamo tornati in studio. Mi stava dicendo, intanto che c'era la pausa pubblicitaria, che poi questa curcumina ha anche una importante proprietà di cui in realtà non abbiamo mai parlato. Ma andiamo con ordine, torniamo ai nostri studi scientifici, sì, che avevamo lasciato un po' in sospeso. Allora, qua possiamo meravigliarci tutti. Qui, questa non è moda. Ci si sveglia una mattina, si trova una sostanza dal nome esotico e per 6 mesi facciamo cassetto, vendiamo, poi non funziona, non è un problema, ne troveremo un'altra. Non funziona così, a siamo casa mia non funziona certo, così. Anche da questo punto di vista siamo molto governati dalle mode, Gianpaolo. Purtroppo sì, purtroppo sì. D'altro canto è giusto, la gente vuole, lo faccio io, la gente vuole trasgredire, poi sogna la pastiglietta che risolve tutto, perché noi cerchiamo la pastiglietta, uno dice fai una camminata, mangia queste cose, evita la carne di suino, magari limitala, no? Che è piena di tossine perché non funziona l'apparato, diciamo così, renale e urogenitale del maiale, funzionano male, tutte le tossine rimangono sulla carne e io mi mangio tossine, però una costina di maiale vuoi non mangiare, mangiatela, però l'importante è saperle le cose. I polli ovviamente sono pieni di antibiotici, va bene? Ecco, gli antibiotici li abbiamo utilizzati male, sono stati prescritti troppo e noi li abbiamo utilizzati male, perché sai, il medico mi ha detto 7 giorni, io ho fatto 4 giorni, sto bene, lo sospendo. No, stai creando resistenza batterica, resistenza al farmaco da parte del batterio, quindi noi facciamo tanti errori, ma questi errori la natura ce li perdona dandoci delle sostanze che sono fenomenali. Allora, o dedichi la tua vita al portafoglio, rispettabilissimi, vogliono i milioni, tanto muoiono lo stesso, quindi, e i loro figli pagheranno le loro colpe. E i figli dei miliardari che non si sono preoccupati della terra, dell'aria, dell'acqua, vivranno in una fogna che i loro papà e i loro zii avranno creato per avere i pacchi di carta in banca, con i quali loro cosa si compreranno? La salute? No, non se la compreranno la salute, non potranno godersi il denaro se non sono sani. Allora il primo concetto è rispettare il pianeta, il primo. Il secondo è rispettare il mio organismo, il terzo è desiderare quello che posso permettermi e non rovinarmi la vita desiderando quello che è il mio vicino. E molta gente povera, povera qui, si rovina la vita invidiando il vicino e non guardando a quel bene che ha a disposizione. Quindi questi poveracci, no, vanno istruiti. Va fatto capire quali sono i valori della vita, non è l'invidia. Tutte queste cose massacrano il mio organismo e la natura ha compassione di noi, dice ti do una sostanza che ti ripulisce, ma ricordati che non esiste la pastiglietta per dimagrire, la pastiglietta per il dolore, il farmaco. Evita di ingrassare, evita di avere dolore, evita di avere infiammazione, evita di avere degenerazione, evita di avere ossidazione. Ti do le sostanze da utilizzare, ma accompagnate a uno stile di vita buono, moderato. Guardi, sulla curcumina, adesso ci mettiamo a ridere, azione sul metabolismo, Barbara, valutazione osservazionale 5 stelline, valutazione studi sperimentali 5 stelline, su quanti studi? 8? Quasi 20.000 studi. Quasi 20.000, non sono 100 studi, non sono 500, sono 20.000 studi sui processi infiammatori che poi hanno definito la curcumina pari al farmaco nell'azione antinfiammatoria, ma senza controindicazioni e effetti collaterali. C'è gente che viene ricoverata all'ospedale con le ulcere e con il sangue che no, emorragie a causa degli antinfiammatori. È un antinfiammatorio. 14.235 studi. Azione su stress ossidativo, antiossidante. 13.070 studi. Questa non è gente che non aveva niente da fare il sabato e era incerta se andare all'IKEA o fare uno studio. È gente che ha fatto uno studio perché vedeva dei risultati e voleva capire come mai. 13.070 studi. Malattie croniche. Malattie
croniche, quindi la cronicizzazione di un processo infiammatorio, un'artrite reumatoide. 12.908 studi scientifici sul dolore, 5.373 studi. Questi sono un po' meno per un motivo molto semplice: il dolore o passa o non passa, cioè lì è oggettivo. Ma sono 5.000 studi. Se lei pensa che tutti gli studi in assoluto su una sostanza come la graviola sono 170 studi, hanno fatto i loro 180 studi, e vabbè, ma abbiamo capito, basta, mettila lì, domani ne mangerò un pochino, se mi capita, se no faccio meno, no? Non la voglio demonizzare, la voglio rimettere nel proprio ambito. Anche la valutazione è buona comunque sul dolore, perché alla fine sono 4 stelle. Strepitosa! Strepitosa sul dolore, non è l'antidolorifico, ma attenzione, all'antidolorifico ci si arriva quando abbiamo sbagliato tutto, tutto. E poi c'è sulle malattie neurodegenerative, 4.680 studi, e forse ci infileremo anche noi in quelle malattie neurodegenerative, ci infileremo anche noi con uno studio importante di cui non voglio parlare, ma sarà in collaborazione con un importantissimo istituto milanese che ha visto le ultime sperimentazioni sulla SLA, che non dobbiamo utilizzare per incoraggiare o per fare false illusioni, però neanche nasconderlo. L'utilizzo di 3,5 grammi al giorno di curcumina sembra che abbia rallentato e in pochissimi casi bloccato l'evoluzione della SLA, ma siccome è enorme, io sto parlando da tecnico erborista, non voglio esagerare, non diamo troppe illusioni, ma i dati ci sono, vede? Malattia significa, stiamo parlando anche del cervello, a me interessa il cervello, il mio pensiero, l'Alzheimer, il Parkinson, la demenza senile. Ho 65, quasi 66 anni, sono alle porte della demenza. Mia moglie dice che ci sono già dentro, ma quello per altri motivi familiari, tu sei scemo. Ma io non voglio... Perché anziano a 75 anni, ora, quindi a 75 anni si è anziani, quindi è ancora tanta strada prima di diventarlo. Si è anziani quando si è troppo ossidati e quando ci sono troppi processi infiammatori. Guardi, io vado in palestra, c'è un signore di 76 anni che ha una muscolatura da paura, perché non ha paura di avere 76 anni, fa tutto quello che deve con l'età che ha, ma è una meraviglia vederlo sollevare, e anch'io li sollevo. Beh, guardi, io la curcumina la utilizzo da 15 anni, meno del cranberry, ma da 15 anni, ne sono entusiasta. Ecco, abbiamo ancora solo un minuto, come sempre il tempo passa molto veloce con lei. Dicevamo, azione antidolorifica, appunto non ne abbiamo mai parlato, però ci resta veramente pochissimo tempo, e poi il metabolismo, che comunque gli studi hanno dimostrato che accelera un attimino con l'assunzione della curcumina, però non diciamo che la curcumina aiuta a dimagrire. Non me ne ha mai sentito parlare, perché sarebbe scorretto venderlo come un dimagrante. Non è così, aiuta il metabolismo, ma non fa dimagrire come si vuol far credere. Giampaolo, non vorrei trascurare troppo il nostro cranberry, ma abbiamo pochi secondi. Quello lo conoscono tutti. Prima di tutto depuro l'organismo, lo disintossico e lo ringiovanisco. Questo è quello che fa il cranberry, l'energia esplosiva immediata, e poi la curcumina per proteggermi da eventuali insorgenze di patologie. Sono le due colonne portanti della salute, prima di tutto queste due. Quindi curcumina e cranberry quotidianamente, questo mirtillo selvatico palustre nel nord del Canada, e cresce spontaneamente in un'area davvero incontaminata, entrambi ci aiutano a mantenerci comunque in salute. Sì. Benissimo, torneremo poi a parlare ancora dei vari benefici che hanno queste due sostanze nella prossima puntata. Intanto volentieri. La ringrazio per essere stato qui con noi anche questa sera. Grazie. Arrivederci Giampaolo. Arrivederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.